Comunque io vorrei un attimo tornare. Sì, ecco, analizziamo questo dato. Esattamente. Su questa vittoria di Matteo Salvini alle europee. Vittoria di Matteo alle europee col 34,3. Secondo me si può chiamare vittoria quando tu la confronti con un dato precedente. Cioè la devi confrontare con la precedente vittoria di Matteo alle europee del 2014. Quindi Matteo 2019 fa 34,3, Matteo europeo 2014 fa 40,8. Non è mica finita qua l'analisi. Quel 34,3, se fosse un risultato di campionato di calcio, no? Quanto gli è costato come investimento a Salvini? Blocca i porti, chiudi gli SPRAR, quello non costa niente, a chiudere non costa niente. Però ci sono spese vive, tipo la sicurezza, i taser, 3,2 milioni di fornitura dei taser. A Nutella, 1,5 milioni di Nutella. Tu scherza. Non solo, tutti quei tweet, tutti quegli Instagram, quei filmati, sono 14,7 milioni di giga di telefonino. Perché come hai finito i 3 giga? Le fanno pagare 1 euro a mega, Cioè, vabbè. Rosari, 28,000 euro dei rosari. Lascia verde che al Vaticano ti fanno pagare. E poi spese varie, cosette piccole, 49 milioni. Totale 68.428.000. Ok, quanto ha speso invece l'altro Matteo nel 2014 per fare 48? 80 euro. L'ha fatto a due palle così con 70 euro. Quando uno ci sa fare sul mercato, no? Se sta a morire, si sta impazzendo e sta scrivendo. Non è vero, li devi moltiplicare, ma vaffa. Comunque, Matteo in quel momento, Salvini, mette in campo un po' tipo Ronaldo, cioè mette in campo giocatori pesanti per ottenere il risultato a livello Champions, cioè quello europeo. I santi e le madonne, di laggiù. Guardiamo e ascoltiamo dalla sua viva voce. Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa, a San Benedetto da Norcia, a Santa Brigida di Svezia, a Santa Caterina da Siena, ai santi Cirillo e Metodio, a Santa Teresa Benedetta della Croce. Ci affidiamo a loro il destino, il futuro, la pace e la prosperità dei nostri popoli. E io personalmente affido l'Italia, la mia e la vostra vita, al cuore immacolato di Maria, che son sicuro ci porterà alla vittoria. Per te. È tuo. È tuo. Roba da Iran. Eh? Vabbè, comunque. Io me lo immagino su Google a cercare i sei santi d'Europa. Questi Cirino, Ciriaco e Metodio. Cirillo, Cirinno. Come si chiama? Cirillo e Metodio. Comunque. È andata così. Non... Prego. Questa cosa ha dato... C'è stata dell'ironia sul web, da gente che ha scherzato anche in maniera impropria, noi quindi abbiamo preso il peggio. E ve lo facciamo vedere. Ci affidiamo ai sei patroni di questa Europa. A San Benedetto da Norcia. A Santa Brigida di Svezia. A Santa Caterina da Siena. Ai santi Cirillo e Metodio. Vabbè, insomma, dai, questo è il concetto, diciamo. Vabbè, dai.